Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo a Teramo, dove oggi si conclude la vaccinazione dei 3.000 ultra-ottantenni del capoluogo. Mancano all'appello solo gli anziani allettati, che saranno raggiunti a domicilio direttamente dal personale della ASL. Le operazioni si sono svolte con ordine e tranquillità e non si sono riscontrate particolari reazioni al vaccino. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Ultima giornata di vaccinazioni a Teramo Capoluogo per gli over 80. 3.000 complessivamente gli anziani che riceveranno il vaccino anti-Covid. Le operazioni di accettazione all'interno dell'ipogeo si sono svolte con estremo ordine, il tutto coordinato dalla Protezione Civile. La macchina ha funzionato alla perfezione, la gente è rimasta soddisfatta sia per la tempistica che per la disponibilità anche del personale sanitario. Non abbiamo appunto avuto le file, i nostri nonni sono stati contentissimi. E devo dire, ripeto, che i numeri ci hanno dato ragione, c'è stata una grande adesione e una grande partecipazione. E adesso la Protezione Civile come continua questo suo ruolo? Continuiamo a dare il nostro supporto, adesso ci sposteremo da Teramo, andremo anche negli altri comuni dove si svolgerà questa campagna, continueremo a dare il nostro supporto alla cittadinanza e ai vari colleghi delle altre sezioni sparse nella provincia di Teramo in questo caso. Nella quinta ed ultima giornata di vaccinazione per gli ultra ottantenni del capoluogo aprutino mancano all'appello solo gli anziani allettati, che saranno raggiunti nei prossimi giorni dagli operatori sanitari dell'ASL di Teramo. Questi soggetti verranno recuperati successivamente, non posso dire come e quando, perché questa non è competenza mia, è un'organizzazione che va fatta anche in funzione delle dosi disponibili di vaccino. Lei è ottimista, dottore? Io sono molto ottimista e sono contento che comunque da ieri abbiamo un'accelerata alla campagna vaccinale e mi auguro che si partirà subito anche con la vaccinazione di massa, anche perché in questo trimestre dovrebbero arrivare diverse dosi disponibili. C'è un elemento che colpisce nel vedere riuniti tanti ultra ottantenni teramani nella sala dell'ipogeo in fila per vaccinarsi. Sono pochi quelli che arrivano accompagnati, molti di loro si presentano da soli, curati nell'abbigliamento e compilano senza difficoltà il modulo all'entrata. Insomma, una categoria di persone che sembra essere in ottima forma. E adesso andiamo ad ascoltare le parole del capogruppo del Partito Democratico in Regione Abruzzo, Silvio Paolucci, che continua ad incalzare la giunta Marsilio rispetto al piano vaccinale. Sentiamo. Intanto non c'è un programma vero e proprio per la campagna di vaccinazione Covid-19 per la fase 2, che è tra l'altro quella che dovrebbe arrivare al 70% della popolazione. Inoltre abbiamo fatti di cronaca, anziani lasciati al freddo in lunghe file di attesa. Alla domanda secca, quante persone siamo in grado di vaccinare ogni giorno, anzi quante dosi siamo in grado di somministrare ogni giorno, la risposta è 3.000-3.500. Se bisogna arrivare a 1 milione di persone, ripetuto due volte, significa 2 milioni, diviso 3.000-3.500 vogliono dire 600 giorni, è troppo. Vogliamo un programma chiaro e almeno un potenziale di somministrazione di 10.000 vaccini al giorno, solo così possiamo aggredire davvero la pandemia. Questa giunta, la giunta più lenta della storia di questa regione, deve fornire al Consiglio regionale e a tutti i cittadini un programma chiaro, aggiungendo e coniugando questa iniziativa così importante di prevenzione e di diffusione ovviamente della campagna di vaccinazione all'utilizzo anche di strumenti nuovi e innovativi quali per esempio gli anticorpi monoclonali, che servono a ridurre il tasso di ospedalizzazione che sta esplodendo. Per la mancanza di programmazione di una campagna per bene fatta in modo chiaro e con certezze, e anche perché è assente la programmazione dei servizi sul territorio. Adesso andiamo a Francavilla, zona rossa, dove oltre alla chiusura delle scuole e dei negozi c'è apprensione per i contagi, il focolaio Covid all'interno del centro di riabilitazione Santa Caterina nella zona sud della città. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti.
Sindaco, da poche ore Francavilla è zona rossa, scuole chiuse, negozi chiusi, situazione da monitorare che desta ovviamente nella cittadinanza un po' di allarme. Sì, siamo attenti, monitoriamo i dati tutti i giorni, anche se devo dire che rispetto all'area metropolitana Francavilla con i dati sta andando in leggera controtendenza, cioè si vede un leggero miglioramento che spero possa essere confermato nei prossimi giorni. Sì, siamo molto preoccupati per il Santa Caterina, lì c'è un vero e proprio focolaio, sono arrivati in un primo step 13 persone contagiate dal virus, poi ne sono arrivate altre 7, arrivando al numero complessivo di 20, ma io ho notizia che anche altri operatori nei giorni scorsi sono stati dichiarati positivi e quindi questo numero di 20 tende ad aumentare. Inoltre so che l'istituto è in enorme difficoltà perché appunto sono colpiti sia gli anziani ospitati nella struttura ma soprattutto gli operatori e quindi venendo meno la forza lavoro sono tutti molto preoccupati e spero che la ASL voglia intervenire subito su questo tema per aiutare la continuità nella continuità al Santa Caterina e per fare quanto necessario per la salute soprattutto degli ospiti. I vaccini finalmente dopo le nostre proteste sono partiti almeno per gli over 80, io so di diversi cittadini over 80 che sono stati chiamati, il criterio comunicatoci dalla ASL, anche questo finalmente oserei dire, è quello di vaccinare le persone più anziane e scendere via via verso l'età degli 80 anni. So che stanno provvedendo, occorrerebbe ovviamente uno sprint maggiore, una forza maggiore, ma questo dipende dalla disponibilità dei vaccini. Adesso una notizia appena arrivata in redazione dalla ASL di Teramo che ha deciso la riorganizzazione della rete ospedaliera per far fronte all'aumento del numero dei contagi, dunque stabilite nuove misure dopo la riunione dell'unità di crisi della ASL ad Atri, il trasferimento della medicina interna non Covid nei locali di pediatria attualmente non attivi per l'istituzione di 18 posti letto, l'attivazione di 37 posti letto di medicina Covid nel reparto di medicina interna non Covid e poi la riconversione della medicina riabilitativa non Covid in 18 posti letti Covid e il mantenimento dell'accorpamento della chirurgia generale e dell'ortopedia al fine di recuperare personale interno infermieristico da destinare ai reparti Covid. A Sant'Omero c'è l'accorpamento della chirurgia generale e dell'ortopedia sempre per recuperare personale e poi l'attivazione di posti letto di medicina interna nei locali lasciati liberi dall'ortopedia. A Teramo infine scrive l'ASL che in via di ridimensionamento il focolaio attivo al Mazzini, la medicina dopo opportuna sanificazione ha riaperto un'ala non Covid con 14 posti letto, così come la cardiologia che ha riaperto 7 posti e 3 di UTIC, tutti non Covid. Rimangono attivi i posti letto Covid in diversi reparti dedicati, dice il direttore generale di Giosia, per venire incontro alle esigenze non solo dell'ASL di Teramo. Si valuta la riapertura breve anche della rianimazione Covid nel terzo lotto del Mazzini con 6 posti letto. Ed ora proseguiamo ancora con la cronaca. I finanzieri del reparto operativo aeronavale di Pescara nel corso delle attività finalizzate al contrasto dei reati ambientali legati al ciclo dei rifiuti speciali hanno sequestrato nel pescarese un'area privata di 6.000 metri quadrati adibita a discarica abusiva individuata dall'alto attraverso l'elicottero AW139. L'attività condotta in collaborazione con i finanzieri del gruppo Pescara ha confermato la presenza, e lo vedete anche dalle immagini, di oltre 1.400 tonnellate di rifiuti speciali abbandonati sul suolo non impermeabilizzato con il conseguente rischio di contaminazione delle falde acquifere. A conclusione del sopralluogo, le Fiamme Gialle hanno denunciato il proprietario dell'area ritenuto responsabile della gestione dei rifiuti non autorizzata, di realizzazione di una discarica abusiva e violazioni al testo unico ambientale, nonché esercizio abusivo dell'attività di autodemolitore. Si è proceduto pertanto, scrive la Finanza, ad applicare la misura cautelare del sequestro preventivo dell'intera area, nonché ai rifiuti speciali ivi contenuti. Dell'intervento è stata informata anche l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente per l'esecuzione della campionatura dei rifiuti.
Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Riccardo Chiavaroli è stato nominato presidente del Corecom Abruzzo, l'autorità che si occupa anche del controllo sulle telecomunicazioni. Tra le priorità del suo mandato, il sostegno all'editoria e la vicinanza al cittadino. Vediamo il servizio. Da poche ore Riccardo Chiavaroli è il nuovo presidente del Corecom Abruzzo, un incarico di prestigio, Chiavaroli, ma anche di grande responsabilità in un momento storico complicato per la nostra regione. È vero, intanto questo organismo è molto importante per la regione Abruzzo, è un'autorità di garanzia che risponde al Consiglio regionale e alle istituzioni e si occupa dell'affermazione dei diritti dei cittadini nell'ambito radiotelevisivo e delle comunicazioni. È un incarico importante che io insieme ai miei colleghi del CDA onoreremo con grande impegno e con assoluta imparzialità, sempre lavorando per il bene delle istituzioni e dei cittadini abruzzesi. L'incarico, quando lei è stato designato, che ha accolto con grande soddisfazione? Con grande soddisfazione, con gioia lo ammetto, ma anche con grande senso di responsabilità. È un incarico che seguirò a tempo pieno perché merita questa attività di essere seguita costantemente e spero che il frutto di questo lavoro si veda già nelle prossime settimane, lo ripeto e lo sottolineo, a favore dell'istituzione e del rapporto dei cittadini abruzzesi con questo importante organismo. Anche se lei in carica da poche ore, ha già in mente, ha già fissato le priorità del suo mandato? Le ho fissate perché intanto devo dire che ho trovato terreno fertile. Negli anni il Corecom ha avuto una struttura interna di dirigenti, funzionari e impiegati molto molto validi, quindi c'è già un grande lavoro fatto alle spalle anche dai miei predecessori. Adesso interverremo subito intanto per un sostegno diretto all'editoria radiotelevisiva, al web e alla carta stampata. Poi partiremo con una gara per la promozione dei prodotti tipici abruzzesi e seguiremo le attività ordinarie di difesa dei consumatori nei confronti dell'ambito telecomunicativo. Il fotografo pescarese Marco Lussoso ha presentato un libro che racconta attraverso le immagini e gli scatti la vita nei reparti dell'ospedale Covid di Pescara. Un racconto toccante attraverso le foto di quello che accade quotidianamente all'interno del Covid Hospital di Pescara. Marco Lussoso, il secondo libro su questo ospedale in cui si lotta giorno dopo giorno per salvare vite umane. Sì, nell'ospedale, il Covid Hospital è qui alle mie spalle, all'ultimo piano, come hai detto benissimo tu, si lotta quotidianamente per salvare le vite umane. Fortunatamente molte volte ce la fanno, altre volte purtroppo no. Io ho voluto dedicare questo mio secondo libro ai professionisti, come riporto il titolo, perché loro vogliono sentirsi chiamare professionisti, non vogliono l'appellativo angeli eroi, perché loro non si considerano angeli, non si considerano eroi, ma semplicemente professionisti. Anche se io ci tengo ad aggiungere, visto che ho avuto il modo di conoscerli quotidianamente, vederli lavorare da vicino, che loro, oltre la loro professionalità, oltre le loro conoscenze mediche, ci mettono il cuore. Purtroppo è inevitabile, quando si fa il fotoreporter di cronaca e in questo evento, in questo periodo, quindi parliamo di Covid, sì, la situazione è drammatica, come si sa e lo sapete tutti, e viverla all'interno, in quelle stanzone, entri in una situazione irreale e poi vedi con mano la sofferenza, specialmente nelle reparti di terapia subintensiva, quindi dove le persone, i pazienti sono coscienti. Molte volte ho visto loro che stringevano le mani ai medici, agli infermieri, perché volevano un approccio di umanità, volevano sentirsi protetti. Nel 95 sono stato in guerra, in Bosnia, come reporter di guerra, però lì era un altro contesto, parliamo di un'altra nazione, un altro popolo, un'altra situazione. Qui invece mi ha toccato maggiormente, possiamo dire, perché qui è la mia gente. Io sono pescarese, anche se per tanti anni ho vissuto fuori, però sono pescarese, questo ospedale in linea d'aria è un chilometro da casa mia, e quindi vedere soffrire, vedere la morte, perché molti pazienti che ho fotografato poi il giorno dopo non c'erano più, perché purtroppo non ce l'avevano fatta, è stato toccante dal punto di vista proprio fisico, mentale e psicologico. E adesso siamo allo sport, partiamo dal calcio di B. Alle 19 Pescara
nuovamente in campo al tombolato di Cittadella dopo il pareggio interno di sabato pomeriggio contro il Lecce. Impegno sulla carta molto difficile per i biancazzurri con Breda che dovrebbe confermare il 3-5-2 delle sue prime due uscite. In porta andrà Fiorillo con la linea di difesa che prevederà la presenza di Gut, Drudi e Scognamiglio con Bocchetti che comunque è partito per il Veneto così come Rigoni. Entrambi però andranno in panchina. Centrocampo sugli esterni Bellanova a destra e Masciangelo a sinistra con De Sena, Busellato e Maestro in mezzo. Coppia d'attacco formata da Giannetti e Odgaard. Nel Cittadella Venturato sceglie il 4-3-1-2 con l'ex Castrati tra i pali, Ghiringhelli, Perticone, Camigliano e Benedetti in difesa, Proia, Branca e Gargiulo a centrocampo con D'Urso alle spalle di Tavernelli e Beretta. Arbitra Antonio Giuia della sezione di Olbia, fischio d'inizio alle ore 19 ma dalle 18.30 appuntamento con Diretta Stadio per vivere chiaramente tutte le fasi della partita del tombolato con il Delfino che è a caccia chiaramente di punti per rilanciare le speranze di salvezza. E noi proseguiamo con il calcio, scendiamo in Serie C dopo il successo con la Paganese. Per il Teramo si apre un mese di marzo con scontri diretti in chiave playoff, ma il ritorno ad un comodo successo contro i campani permette alla squadra di Paci di guardare al futuro con maggiore serenità, come ammettono anche i centrocampisti Lari e Santoro, che ascoltiamo. È stata fatta una buona partita, l'avevamo preparata bene e sono contento appunto che il mio gol ha permesso di sbloccarla e magari di metterla un po' in discesa, ecco. E siamo stati bravi perché oltre a fare, come hai detto tu, una buona partita, una buona prestazione, mi è piaciuto anche lo spirito che abbiamo avuto alla fine, in cui nelle difficoltà siamo stati compatti, abbiamo cercato di subire il meno possibile, quindi secondo me io sono tanto contento per la prestazione della squadra, ma anche per l'atteggiamento che abbiamo avuto, e dobbiamo ritrovarci un pochino da questo punto di vista e dobbiamo continuare su questa strada. È una vittoria che abbiamo fortemente voluto e quindi niente, deve essere un punto di partenza per poter ricominciare insomma un cammino che secondo me dobbiamo avere. Dal 31 ottobre, non solo gara di andata, ma gara decisa da Carlo Ilari, fino al 28 di febbraio, sono passati quattro mesi, ci racconti un po' come li hai vissuti questi quattro mesi, non i tuoi migliori quattro mesi? No, assolutamente, io sono consapevole insomma del periodo un po' di bassi che abbiamo avuto, ecco, quindi penso che dobbiamo cercare di migliorarci e non guardare a quello che è stato in passato, ecco. Come non l'abbiamo fatto quando le cose sembravano andare molto bene, dobbiamo insomma lasciarci alle spalle questo momento un po' negativo e niente, l'ho vissuto chiaramente con dispiacere, perché è chiaro che quando le cose non riescono e le cose non vanno bene, è chiaro che si cerca sempre di trovare una soluzione che a volte è difficile, perché chiaramente ci sono anche gli avversari, quindi abbiamo sofferto un pochino e, come ripeto, spero che questo sia un punto di partenza per ritrovarci e per continuare il cammino che avevamo intrapreso all'inizio. Sapevamo di incontrare una squadra in salute che nelle ultime partite aveva fatto molto bene, e quindi sono molto contento dell'attenzione che abbiamo avuto e appunto della prestazione che abbiamo fatto e niente, e per quanto riguarda la Paganese insomma è, come ripeto, è una casualità, ma deve essere un punto di partenza, ecco. In questa settimana abbiamo lavorato tanto, avevamo proprio voglia di tornare a questa vittoria, perché comunque abbiamo fatto delle prestazioni importanti dove non ci premiamo i risultati. Oggi comunque si è visto, abbiamo attaccato per tutti i 90 minuti, e abbiamo creato tante occasioni da rete e siamo contenti per il risultato.
un mese importante dove affronteremo delle grandi squadre come il Catanzaro, la Ternana e il Catania. Sappiamo che in questo momento dobbiamo continuare a lavorare in questo modo, ci impegniamo tanto durante la settimana, curiamo tutti i particolari che come abbiamo visto che curando quelli è quelli che fanno tornare alla vittoria, perché comunque anche oggi penso che abbiamo fatto tante occasioni da rete, abbiamo creato tanto e dobbiamo continuare così sicuramente. Serie D adesso terzo posto, ma soprattutto ennesima prova di forza del Castelnuovo che rimane ancorato alle parti nobili della classifica del girone F. Domenica lo ha fatto anche grazie alla doppietta di Stefano D'Egidio che non segnava da inizio gennaio nella trasferta di Genzano. Sentiamo il servizio di Stefano Recanati. Quando ti mancava il gol? Tantissimo, lo cercavo da un po', era tanto che non segnavo, però mi sono sempre allenato bene, ho dato sempre il massimo, sono stato tranquillo e oggi per fortuna siamo tornati al gol e in più alla vittoria. Non segnavi dalla trasferta contro la Cinzia Albalonga del 6 gennaio, oggi una doppietta è servita a scavalcare la priglia che vi ha messo davvero in difficoltà nel primo tempo Castelnuovo, che non era il solito Castelnuovo, poi nel secondo tempo che cosa è successo, soprattutto nello spogliatoio? Sì, è detto bene, l'abbiamo bruciata un po' male, sono partiti meglio loro, buona squadra, giocava bene a calcio, però abbiamo reagito, abbiamo trovato il gol con Massimo a fine primo tempo, poi ci siamo parlati nello spogliatoio, dovevamo dare tutto, ci abbiamo provato in tutti i modi, alla fine siamo riusciti a fare gol e poi andare avanti di due gol, alla fine l'abbiamo portato a casa con qualche brivido che bisogna evitare. Ecco, due gol sono arrivati da parte dove giochi tu, solamente tu eri al centro a prendere questi palloni e a fare gol, ecco, ogni tanto ti piace anche accentrarti? Sì, no, più che altro mi piace attaccare l'area perché succede sempre qualcosa, un cross, un rimpallo, una qualunque cosa, quindi io durante gli allenamenti mi esercito sempre, oggi è capitato, sono stato un po' fortunato, un po' bravo, però le cose sono andate per il verso giusto. Rimanete agganciati alle parti alte del campionato, adesso comunque un posto nei playoff ci credete? Ma ti ripeto, come dicevo nelle interviste scorse, guardiamo gara dopo gara, noi diamo il massimo tutte le partite e poi non so dove arriveremo, però sicuramente non ci possiamo nascondere dietro l'obiettivo playoff. Ancora sport, ma cambiamo disciplina, parliamo di volley. Nell'ultimo turno di A2 la Sie Cortona fa sua una battaglia in 5 set con Brescia. Ora la squadra di Lanci può sfruttare due recuperi casalinghi per migliorare la posizione in classifica. Sentiamo il servizio di Sergio Zappalorto. Prima vittoria per la Sieco Service in Pavida Ortone in questo campionato di Serie C. Questi primi tre punti che sembravano cosa fatto guardando i primi due set che sono stati vinti agevolmente, poi cosa è successo? Niente, sono ragazzi giovani e quindi diciamo che mantenere una continuità è sempre un po' difficile, soprattutto ragazzi di 15 anni, c'erano due ragazzi di 13 anni. Comunque allora, siamo partiti molto bene, i primi due set dove veramente abbiamo sbagliato nulla. E poi piano piano il Teramo ha cominciato a giocare, ha cominciato ad essere una squadra compatta e ci ha dato un po' fastidio e questo i ragazzi purtroppo ne hanno un po' risentito, soprattutto per la giovane età, hanno poca esperienza, però è un risultato straordinario perché i ragazzi l'anno scorso hanno fatto la Serie D e ci siamo fermati a metà campionato, quindi sono davvero molto contento per loro perché si vedono molti progressi e questa è la cosa più entusiasmante che c'è. Sono felice vedere i loro volti che alla fine contenti di una bella vittoria, una bella prestazione, sia singolarmente vedere i ragazzi e poi i di gruppo. Claudio Mottola che è il mister della squadra del Teramo che questa sera ha dovuto soccombere contro la squadra ortonese. Come ha visto questa partita? Perché l'Ortone era partita sparata vincendo i primi due set. Indipendentemente dalla partita ho visto la mia squadra che praticamente da quando hanno deciso di fare l'inizio dei campionati abbiamo fatto solo due allenamenti.
due sabati fa ho dovuto giocare io perché mancavano i ragazzi che preferivano evitare di giocare, quindi siamo riusciti a fare comunque una squadra che giocava, per cui il primo set è stato un po' di ambientamento, poi gli altri sono stati divertenti penso per tutti quanti. I ragazzini del Teramo, di Ortona, sono sicuramente una fonte per l'Abruzzo del volley che magari in futuro faranno tutti quanti bene. Adesso il calcio a 5, brutto weekend per le abruzzesi di A1, l'Acquestapone Unigros perde la vetta mentre la Colormax va KO in casa, in A2 sorride ancora la Tombesi che supera a domicilio il CUS Molise. Questa sera la squadra ortonese tornerà in campo alle 19 a Fermo per il recupero contro il Futsal Cobà, società colpita nelle ultime ore da un lutto per la scomparsa dei suoceri dell'allenatore abruzzese Antonio Ricci, ex Montesilvano e Acquestapone. Ancora Sergio Zappalorto. Un momento no dell'Acquestapone Unigros che in due gare abbordabili sulla carta porta a casa solo un punto, peraltro rischiando grosso a Genova, fanalino in gran giornata. Assenze pesanti di Lucaiane Mammarella, sì, ma ricordi il vice di Stefano tra i pali è stato tra i migliori, illusori, gol di Raffigna prima e Calderoli dopo, legna a parte i rigori hanno divorato alcune occasioni, a riprova della vena non felice dei nerazzurri, scavalcati in testa dal Pesaro di Colini, anche se i marchigiani dovranno scendere ad aprire il palarigo piano. Dopo la pausa il Gran Derby con una Colormax Pescara di nuovo in posizione assai complicata dopo lo scivolone, ancora una volta con poca fortuna nello scontro salvezza con l'Aniene, Capitolini in giornata di grazia, abruzzesi con qualche distrazione di troppo, oltre alle firme di Leandro e Andrea Ferreira, succede, ma ora i rischi per il quintetto palusciano sono davvero tanti, in A2 la Tombesi Ortona ancora senza pilastri del calibro di Assad e Bordignon, vista l'exploit di Giovinazzo espugnando anche Campobasso, 3-1 nelle immagini sul campo del Forte CUS Molise, quarta piazza riconquistata alla vigilia del recupero, stasera alle 19, terza trasferta di fila contro il Cobà dell'ex trainer Antonio Ricci che ha trasformato la grande, la squadra di Porto San Giorgio dal giorno del suo insediamento. In A femminile il big match tra Montesilvano e Falconara finisce in parità, un 1-1 raggiunto grazie all'amparo dopo una certa pressione delle abruzzesi che restano a meno 4 dalla vetta. Vetta che in A2 conserva il Francavilla che fa 2-2 a Rimini e mantiene da capolista inalterate le distanze più 2 dalla vice Virtus Romagna. Altro successo del Florida Pescara e bel pari esterno dell'Orione Vezzano. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, il prossimo appuntamento è alle ore 19 con una edizione flash del TG per lasciare spazio alla partita del Pescara contro il Cittadella. Grazie ancora e buon pomeriggio.